e dunque godiamoci questo PSG Roma, a questo punto molto interessante, con la Roma che gioca in maglia bianca rispetto a stamattina, mentre il PSG con la maglia rossa di riserva. Ha vinto 3-1 la Roma contro il Corinthians, ha perso invece 3-2 come dicevamo contro il Benfica in rimonta, il Paris Saint-Germain con Pietre però che ha dimostrato di essere un ottimo attaccante, eccolo qui che riceve e restituisce palla, numero 7 Fernandes, bene però la Roma con l'ottimo passo da parte di Guglielmelli che poi calcia in diagonale, pallone che termina fuori ma di poco, Roma vicino al vantaggio con Issa Guglielmelli. Per qualche strano motivo non ha più la fascia da capitano, infatti, non c'era nessuno nella Roma, però adesso sto guardando velocemente, quindi non so come funziona da questo punto di vista. In ogni caso, capitano morale di questa Roma è Issa Guglielmelli, tra i migliori anche contro il Corinthians, perno anche della difesa del centrocampo, gioca un po' più avanzato rispetto a stamattina in realtà. Forse una spinta su Pietra, attenzione perché Ovre, che ha segnato il gol del vantaggio questa mattina contro il Benfica, ha tentato ancora col sinistro di rendersi pericoloso, questa volta esce però il suo tentativo col mancino. Partita dunque subito veloce con un attacco a testa, proprio perché si tratta di una gara molto equilibrata. Il PSG ha giocato una buonissima partita col Benfica, è andato avanti 2-0, poi si è un po' fermato, si è rallentato anche un po' per la stanchezza stamattina. La Roma ha fatto l'esatto opposto, ovvero partita piano e finito in crescendo, quindi vediamo come andrà a finire. Qui ancora Guglielmelli che recupera un ottimo pallone, poi se ne va a tutti i giocatori della Roma, ancora Guglielmelli, largo c'era, libero la linea di passaggio per Manuel Dardozzi, non lo vede Guglielmelli, perde palla, allora ricomincia il PSG, ancora però Guglielmelli, uno dei migliori dei giallorossi, Guglielmelli vede la porta, il tocco è centrale, area di rigore, il tentativo col destro, qui ci pensa troppo e ci mette troppo tempo per calciare Manuel Dardozzi. Era stato attento Dardozzi a non oltrepassare la linea dei 3 metri, perché oltrepassata quella sarebbe stato in fuorigioco, era rimasto fermo ad aspettare l'assist che è arrivato, però è stato un po' troppo macchinoso nel controllo e nel tiro, è stato rimontato. Qui è bravo però andare a pressare e recuperare un buon pallone, Ovre a sua volta recupera il piccoletto in maglia numero 3, davvero un ottimo giocatore, però attenzione adesso questo lancio in profondità in direzione di Rafael Fernandes che non può raggiungerlo, c'è la buona uscita da parte di Leonardo De Franceschi. Partita di ritmo alto e la Roma che però è partita meglio rispetto a stamattina contro il Corinthians, a questo punto dobbiamo anche rivalutare il Corinthians probabilmente, perché sembrava la meno forte delle 4 squadre del gruppo, invece no, probabilmente sono tutte sullo stesso livello e la Roma allora acquista ancora maggior valore la vittoria sui brasiliani, vediamo. Attenzione al Filippo Reale, giocatore che a me è piaciuto tantissimo questa mattina, esterno, tutto mancino, Filippo Reale, ha calciato anche un ottimo calcio di punizione. È sbilanciato qui Guglielmelli, nettamente, sarà calcio di punizione. Tira lui allora, tira Reale, l'hai chiamato... Vediamo, lì è un po' lontano, lui è più di precisione, sì? Sinistro, sì. Vediamo un po' l'allenatore anche della Roma, Donadio. Sulla palla c'è Dardozzi. Eh sì, hai ragione. Dugley o Dugley, va Dardozzi, non inquadra la porta, palla vicino ai camion dell'illuminazione. È una soluzione da fermo che ha visto per ora segnare soltanto Pedrinho del Corinthians sulle punizioni che abbiamo visto, più il gol sul calcio d'angolo dell'Ajax. Insomma, bisogna affinare la mira nel corso della giornata, magari ne vedremo di più. Ancora PSG che attacca con Ouvré, bello lo scambio con Pietra, ancora Ouvré davanti al portiere, palla al centro, la porta è vuota, la grande occasione, il salvataggio clamoroso, poi il gol del numero 7, Rafael Fernandes, PSG in vantaggio, entrano anche in campo alcuni giocatori della panchina, il vantaggio dei francesi. Arriva al quinto minuto con Fernandes. Bella azione avvolgente da parte del Paris Saint-Germain e il gol a porta vuota da parte di Fernandes, è stato molto bravo a farsi trovare pronto nel momento giusto, al posto giusto. Capitano qua, che peraltro adesso c'è, il numero 4 è Guidi, il capitano che non ha giocato la prima partita, forse è lui il vero capitano della Roma.
Bisogna dire Gaia che a riprova dell'equilibrio che regna in questo gruppo, in questo momento sono tutte a 3 punti le squadre. E dunque thrilling finale, perché si potrebbe anche arrivare a 4 punti e arrivare ultimi in questo momento. Davvero un girone di grande difficoltà. Guidi, capitano in campo, che mette palla in fallo laterale. E allora vediamo se la Roma saprà reagire come ha fatto nella prima partita. Rimane in attacco la formazione di Abderrahim Fall, l'allenatore del PSG, a soli 29 anni, uno dei più giovani probabilmente dell'intero torneo. Vediamo tutto in panchina, dare indicazioni. Cercare di caricare i suoi, mentre ora la Roma che prova a farsi vedere proprio con Guidi. Recupera un ottimo pallone il Paris Saint-Germain, dentro per Pietre, qua si fida molto delle sue doti tecniche, che peraltro abbiamo apprezzato, di Jacopo Mirra, e Guglielmelli si conferma uno dei migliori della Roma. Attenzione Guglielmelli, e calcia poi alto sopra la traversa, ma forse c'è una deviazione, infatti è così, calcio d'angolo. Se ne lunga anche poi di fortuna, ha perso palla, l'ha riconquistata con un rimpallo, poi è andato via con una potenza incredibile per un ragazzo di meno di 11 anni, c'è un angolo che riporta sotto la Roma. Calcio d'angolo con il pallone per Nardozzi, di ritorno per Mirra, che non riesce però a tenere, anzi era Filippo Reale che però non riesce a tenerla in campo, e allora sarà rimessa dal fondo. L'autore del gol che porta palla, Fernandes, poi sbaglia il tocco. Allora Fernandes ancora, però ne approfitta. Roma si è un po' addormentata in questa occasione. Adesso è buono il pallone per Nardozzi, che lo scarica immediatamente per il numero 7 Cioffredi. E c'è un'altra rimessa in attacco per la Roma, che si è riportata sotto. Che ha saputo gestire con grande maturità, quasi un controsenso per dei bambini, ma è così, la partita precedente. Adesso deve fronteggiare la prima volta in svantaggio nel suo torneo contro una squadra che peraltro ha dimostrato ottime qualità. Ancora la Roma, ancora Reale, se ne va, agganciato nettamente. Nel calcio dei grandi sarebbe cartellino giallo almeno, sì, esatto, ai limiti dell'arancione, perché almeno, insomma, Reale sarebbe potuto presentare a tu per tu con... E infatti arriva anche qui nel calcio dei giallo, piccoli. Eccolo il giallo. Allora ci sono i cartellini, non c'è soltanto una settimana senza PlayStation, ma arriva qui il cartellino netto, perché insomma anche bruttino di Gomis da parte di, credo si tratti di Colelà, esatto, giocatore completamente saltato da Reale, che rimane dolorante, anche piuttosto lamentoso, ma giustamente prima che ha preso una bella botta. Sarei lamentata anch'io probabilmente. Infatti prova la Roma con il pallone in mezzo all'area di rigore, ancora Nardozzi un po' lento nella conclusione in porta, viene bloccato proprio al momento del possibile tiro sulla punizione battuta da Issa Guglielmelli. Altro cross, deve rincorrere qui il pallone Cioffredi, che però non riesce a tenerla in campo. Allora rimessa laterale per il Paris Saint-Germain, 9 minuti di gioco, avanti francesi 1-0. Grazie al gol di Fernandes, Raffaele. Ancora Guglielmelli, porta via palla a Ovre, Guglielmelli poi viene bloccato. Guglielmelli è un uomo ovunque della Roma in questa fase, se nella gara contro il Corinthians si era fatto apprezzare come regista difensivo, adesso sta giocando davvero tutto campo, come un tuttocampista, come si dice in gergo. Ma attenzione alla ripartenza del PSG, attenzione Pietro. A Fernandes. Fernandes. Servito da Pietre, ancora il buon numero da parte di Fernandes, che rimane in possesso palla. Poi Ovre, potrebbe mettere al centro da lì Ovre, sceglie di andare sul fondo, arriva il pallone dentro, buona la chiusura di Guidi, poi si impegna Pietre per il recupero del pallone. Alla fine è rimessa laterale per il PSG. Vediamo i genitori dei bambini della Roma sugli spalti incitare i loro figli, naturalmente... Sarà poi domani, ci sarebbe un Roma-Benfica imperdibile in caso di risultato, se il risultato rimanesse come quello attuale, ma naturalmente sarà imperdibile comunque. Esatto, però potrebbe valere addirittura il passaggio del turno o l'eliminazione. La rimessa è per il numero 7 Reale, anzi Cioffredi, e c'è il tentativo della Roma da ripartire, però PSG che adesso si è rimesso meglio in campo. Ovre,
Ancora lui, tocco corto. Ovre intercetta, area di rigore. Alla fine la Roma se la cava. Nardozzi prova a controllare con il petto, pressato da Colelà, che però con il fisico ha la meglio, viene trattenuto vistosamente da Nardozzi. Colelà è un bel problema a trovarselo davanti per un attaccante, perché davvero ognuno rende almeno un 10 centimetri e qualche chilo al numero 5 del PSG, che si occupa anche della ripartenza. Sta però comunque reagendo bene la Roma allo svantaggio, non ha cambiato il modo di giocare, continua a fare una gara molto ragionata, molto molto sicura di sé. Vediamo se questa sicurezza... Ho come la sensazione che l'allenatore della Roma abbia due squadre, una per il primo tempo e una per il secondo, non mischia, diciamo, i giocatori, ma come fatto anche nella prima partita contro il Corinthians, ha fatto giocare prima alcuni 5, magari tenendo in campo Guglielmelli, uno dei migliori, e poi gli altri 5, tra i quali appunto Almaviva. Ancora il tentativo in porta con la deviazione da parte di Guidi, calcio d'angolo. Aveva detto che la Roma sono assenti per ora due tra i migliori giocatori della prima gara, cioè Campagnano e Paolocci, che erano stati tra i più brillanti, anche Feula, che aveva fatto il gol dell'1-0, insomma, quindi magari li potremo vedere a gara in corso. Questo è un dato da giustamente tenere in considerazione. Calcio d'angolo per il PSG, la battuta al centro, stacca a vuoto Guidi, riparte. Tra l'altro la c'era Roma. Guglielmelli in marcatura su Colalè. Mi sembra la soluzione più ovvia. Ancora una grande azione da parte di Scioffredi, che arriva sul fondo, viene steso ancora una volta, stavolta da Venetilli, o Venetilli se vogliamo prediligere la pronuncia italiana. C'è un'altra punizione per la Roma, che continua a collezionare calci piazzati. Qui? E allora proprio Cioffredi che va probabilmente a mettere al centro questo pallone, ma ora non lo dico più perché l'ho detto sul gol di Pedrinho e poi invece è arrivato appunto. Vediamo. E infatti come volevasi dimostrare. I bambini amano tirare in porta, vogliono tutti arrivare alla soluzione personale. Qui francamente era molto difficile, anche provato di mezzo esterno, soluzione ancora più complicata. Tifosi romanisti sugli spalti, un pomeriggio anche di calciomercato importante per la gioventù della Roma, perché oggi Manolas ha deciso di firmare per lo Zenit. È sicuramente una perdita importante per la Roma, che insomma si trova così a questo punto magari a non dover cedere anche Rudiger, che invece sembrava tra i partenti. A questo punto si blocca un po', c'era l'Inter in pressione proprio per Rudiger. Intanto Manolas andrà allo Zenit. Difficile che Monchi vada a pescare in questa squadra almeno per la prossima stagione, non credo, però in ogni caso intanto Guglielmelli però mi sembra piuttosto pronto. Ancora Guglielmelli solo davanti al portiere, palla dentro. Che errore. E qualche dubbio però sulla posizione ce l'ho, era un po' avanti secondo me rispetto al pallone. Cesari che ha mancato, è andato un po' molle su questo pallone, solo da spingere in porta. Grande intervento di Guglielmelli, che ha divelto la palla dall'avversario. Decisamente fuori quota, come dire, mentre Cesari irrinunciabile il giocatore, e poi il pareggio della Roma. Non è chiaro se sia stato un giocatore della Roma un autogol. Esulta Guidi, sono in tanti che esultano in realtà. Si fa forse anche surreale inquadrato, vediamo un po'. Sì, perché è un colpo di testa, sì, è Filippo Reale che qui va forse per ultimo a toccare, no? No, il 7 il Reale, anzi Cioffredi di testa, poi Reale non la tocca, però la tocca credo Ovre, probabilmente. Forse Ovre, non è comunque il giocatore della Roma. Mi sento di sbilanciarmi e parlo di autogol, magari capiremo meglio rivedendo l'autore dell'autogol, però di sicuro non ha toccata per ultimo il giocatore della Roma. Comunque pareggio con un po' di fortuna la Roma, tutto sommato per il pareggio meritato. Sì, ha sferrato il gol, sbagliato 2-3 gol. Ancora Cioffredi che se ne va con la grande falcata che ha dimostrato di avere. Alla fine arriva Colelà che ci mette il fisico. Beh, buon giocatore anche questo numero 5 del Paris Saint-Germain. 1-1, partita spettacolare, divertente come nelle premesse, tra due squadre che hanno messo in mostra ottimo. Se rivediamo ancora per capire di chi è l'ultimo tocco, sponda di Cioffredi e poi Reale viene anticipato da Fernandes, potrebbe, no, non era, no, lui, adesso ma ti dico di chi si tratta. Venetilli, sì, potrebbe, esatto, essere lui. Potrebbe essere lui. E allora autogol di Andrea Venetilli, 20 dicembre 2006. Giocatore che immagino abbia origini italiane, anche se non saprei dire di più, francamente, possiamo cercare in giro.
1-1, quarto d'ora del primo tempo, rete di Fernandes e autorete di Venetilli per il pareggio della Roma, che però adesso ha spazi anche per andare avanti. Attenzione all'azione per Cioffredi, tra i migliori questo primo tempo. Qui fermato è stato bravo da Ouvré. Adesso ancora però Guglielmelli, sempre l'uomo in più della Roma, Guglielmelli se ne va, riesce a toccare il pallone per un attimo sull'esterno, c'è stata però una deviazione, allora sarà rimessa laterale comunque per la Roma, che rimane in attacco quando siamo al 16° minuto, 1-1 il risultato. Ancora il tentativo da parte di Reale, qui si vede il suo tocco mancino. Si trattava del numero 3, Cesari, anche lui non aveva giocato la prima partita contro il Corinthians, invece in campo dall'inizio, giustamente. Donadio alterna tutti i 17 giocatori della rosa, proprio perché gli impegni davvero ultra ravvicinati lo impongono. Occasione ancora per il numero 14, trattava di Mirra, che non è riuscito a colpire il pallone e mandarlo verso la porta di Duglai. Altra azione pericolosa per la Roma, qui Guglielmelli viene fermato, potrebbe ripartire. Allora Venetilli che prova a farsi perdonare dopo fortunio sull'autogol, non è ovviamente, ha cercato di andare a colpire per salvare la porta. Attenzione, proprio Cesari col tocco sotto e sbaglia, però una grandissima occasione Niccolò Cesari. Non è la miglior giornata della carriera per ora di Carlo Cesari, è un altro errore piuttosto grossolano davanti al portiere. Qui è stato bravo anche Duglai a rendergli molto più breve il tempo per la scelta, alla fine si è dovuto accontentare di questo tocco che l'ha scavalcato, ma pallone uscito largo. Altra occasione per la Roma, che dopo il gol ha decisamente preso il comando dell'operazione. Lancio di Colelà. Si è visto poco Lenny Pietra, anche perché in questo momento non è in campo, è uscito dopo qualche minuto, però sta un po' mancando al PSG il suo peso. Ancora occasione per la Roma, attenzione Cesari, la porta è vuota e si salva ancora il Lannac con un grande intervento in scivolata. Sì, davvero un bel intervento in chiusura a evitare il 2-1. Terza occasione qui, il meno colpevole Cesari delle tre, perché aveva messo bene la palla verso lo specchio. Grandissimo intervento in scivolata di El Lannac, vale un gol. Sì, bellissimo davvero. Adesso un po' in difficoltà il Paris Saint-Germain, la Roma sembra avere la supremazia, anche se il risultato è ancora di pareggio. Attenzione, Guglielmelli potrebbe calciare dalla distanza, la parata, poi l'occasione, ma c'è fuori gioco. Fuori gioco di Cioffredi sul tiro dalla distanza di Guglielmelli, un intervento un po' incerto di Duglai. Sta per entrare intanto il numero 6, Lamine Rouiffé, che non abbiamo visto nella prima partita. Lamine Rouiffé, 3 giugno 2006, eccolo qui che tocca il pallone per la prima volta. Palla dentro per il numero 10 Gomis, che sbaglia l'appoggio. Attenzione perché Guglielmelli qua entra male, però dice di aver preso la palla l'arbitro, forse. Questo è fallo, sì. Secondo me, questo era fallo, è entrato molto duro su Colelà, sì. Trapesi massimi. Pericoloso, intanto guardate la sportività tra i due allenatori, Paris Saint Germain e Roma. Preoccupato Abderrahim Fall, vediamo un po' il contrasto di prima, gamba sì, sinistra, Colelà messo giù, tanto dolore, speriamo, credo anche nulla di particolarmente rotto, però insomma l'intervento è piuttosto rude. Resta giù Junior Kylian Colelà, 23 luglio 2006, nato 2 settimane esatte dopo il famoso Italia-Francia di Berlino. Qui un altro Italia-Francia un po' meno importante, comunque per lui importantissimo. In piedi, si rimette in piedi, anche piuttosto stizzito Colelà, l'abbiamo visto reagire in maniera un po' nervosa. Adesso speriamo ci siano, come dire, secondi atti di questa storia. Stretta di mano tra i due allenatori proprio per stemperare un po' gli animi, l'abbiamo visto e l'apprezziamo anche molto. Colelà, il migliore tra i giocatori del PSG secondo me nella prima partita contro il Benfica. Adesso siamo sull'1-1 ed è un buon risultato per il PSG, che ha un po' rischiato di essere sotto, forse lo meriterebbe anche. Adesso attenzione perché Colelà si è rialzato, sembra stare meglio, pallone per Rouiffé che va a calciare!
No. E incredibilmente il pallone non entra e poi c'è un altro tentativo di Jovre, ma che cosa ha fatto qui? Ha chiesto anche il gol la panchina del PSG. Un tiro di Rufe, credo anche deviato, la palla si è impennata e ha scavalcato De Franceschi e dovremo capire se ci sono gli estremi anche per il gol. Parrebbe di no, la traiettoria fa pensare che non sia entrata, però insomma incredibile occasione. Tanta attenzione, 4 contro 1 la Roma, palla dentro e c'è il gol di Cesari. Tutto buono? Sì, anche qualche dubbio anche per me, ma in realtà è tutto buono. Cesari, allora 2-1, ma tra poco rivedremo anche l'azione del possibile. Prima il gol della Roma. Allora Guglielmelli, sempre regista difensivo, palla al centro, Cioffredi per il facile Cesari, facile tapin di Cesari, eccolo qui il gol, non gol, vediamo se è entrata, palla che si impenna, scavalca De Franceschi, la palla era entrata, era entrata. E allora davvero calcio, che partita che ci vorrebbe la VAR, ci vorrebbe l'orologio che vibra, esatto, al polso dell'arbitro. Non è il caso di fare troppe polemiche, comunque davvero episodio... Non lo diciamo a nessuno, dai. Sì, esatto. Attenzione Guglielmelli, prova ad andare di slancio, poi ancora un pallone per Cesari, intercettato questa volta da Colela. E allora finisce il primo tempo con la Roma che trova il vantaggio proprio in extremis, grazie a Cesari, avanti 2-1, ci troviamo tra pochissimi minuti. Si riparte con qualche protesta tra l'allenatore del PSG e l'arbitro, il gol non convalidato a Rui Fed fa un po' ancora discutere, era dentro, l'abbiamo vista però. Sì, voglio dire, mi sembra che si può anche abbia decisamente esagerato l'allenatore del Paris Saint-Germain, di cui non ricordo neanche il nome ma non importa, e mi sembra davvero che abbia esagerato in questa sua polemica verso, oltretutto, non solo insomma, l'arbitro ma anche... in generale ha esagerato, questo lo possiamo dire. Intanto Guglielmelli perdere brucia a tutti i livelli, lo possiamo dire, anche perché la Roma comunque meritava di essere avanti. Sì, d'accordo che il calcio è fatto di episodi, per carità del cielo, non è che chi tira più in porta debba per forza poi vincere, perché lo abbiamo visto insomma in tutte le circostanze, in tutti i campionati, in tutte le coppe, però insomma si tratta di bambini di 10-11 anni, non mi sembra neanche il caso davvero di inveire così. Andiamo avanti, torniamo a parlare di questa partita, 2-1 in campo, c'è anche adesso Andrea Ceccarelli, lo vediamo con numero 10, c'è anche Gabriele Paolocci con numero 5, c'è anche Almaviva con anche numero 11, Viva. Cambiata tutta la Roma dalla prima che ti seconda dicevo, tempo. Guglielmelli è l'unico che resiste, Almaviva, subito il pallone per Ceccarelli con il destro, la risposta di Douglas. Douglas. Mi avventuro in francese Douglas. Da liceo scientifico. Io l'avrei chiamato Michael Douglas. No. Invece è Maxime. Però MD. Rimessa in laterale a favore del PSG. Lo rivediamo il destro di Ceccarelli in due tempi. L'intervento di Douglas è stato bravo nel primo tempo. Attenzione, un altro fallo, ancora punizione per il PSG. Adesso non vorrei che si scaldasse un po' troppo, il nervosismo sulle panchine potrebbe essere percepito anche dai giocatori, speriamo di no. È entrato Kuhamdi, Ilian, e c'è la rimessa, punizione, rimessa per punizione, chiedo scusa, sì, infatti per il Paris Saint-Germain. C'è anche Lenny Pietra che è stato bravissimo nella gara iniziale, adesso vediamo se il PSG si affiderà a lui, uno dei gol più belli, forse il più bello della prima giornata. Beh, forse il più bello è stato quello del Chelsea di Ryan con lo scavino, superare il portiere. Peraltro un portiere, quello del River che si è contraddistinto per essere uno dei migliori e quindi è stato anche un bel gol. Il quale poi ti inviterò a ripetere il cognome. Sono già incartata una quindicina di volte. Roma che attacca, Roma che ha spazio anche per attaccare con Almaviva, il sinistro deviato da Colela, la palla rimane in campo e viene giocata in maniera inventata. Ancora un'occasione per Ceccarelli che calcia però sul corpicino. Grande recupero di Rui Fed che ha salvato Rui Fed, il gol. Infatti, adesso ci correggiamo un po' anche noi. Rui Fed. Fuori gioco di Ceccarelli, c'è un po' di contestazione adesso ogni decisione arbitrale, partita che è un po' sfortunata, qui l'arbitro davvero non è stato sì, fortunatissimo, insomma, nel noi, anche girarli. Noi non è che ci siamo proprio accorti, certo, fosse dentro, ma insomma
È vero che anche la nostra postazione non ci ha dato una mano, perché siamo più o meno alla stessa altezza del campo, quindi non essendo, diciamo, più in alto. Intanto Almaviva conquista un ottimo pallone, Almaviva davanti al portiere, Almaviva la risposta, e poi Guglielmelli, il palo, ancora Guglielmelli, il destro alla fine respinto da Colela. Che occasione per la Roma però di andare sul 3-1. E quante occasioni per la Roma, che sta legittimando il vantaggio, sì. Qui palo clamoroso di Guglielmelli a botta sicura, una gran botta peraltro molto violenta, battuto Douglas Ipala sul palo interno. Tante occasioni, ne vedremo ancora tante, perché la Roma mi sembra una squadra che ha una grande trazione offensiva in questo momento, e il PSG deve un po' sbilanciarsi per andare a pareggiare la partita. Qui Almaviva, poi Guglielmelli, il palo aveva angolato benissimo il suo destro Guglielmelli. Chissà perché gioca col numero 16, forse il suo idolo è De Rossi, eh? Prova a azzardare. Può darsi, beh, anche lo ricorda nella personalità in campo, sì. Nella, nel ruolo. Attenzione, perché qui si litiga un po' con Kouamdi, se non sbaglio. Sì. Glielo chiederemo, sì. Guglielmelli, perché insomma è piuttosto insolito come numero. Anche immagino che i bambini siano, facciano a gara per prendere il 10, quindi magari gli altri numeri sono un po' più liberi, però insomma il 21 di Florenzi invece non c'è nessuno, quindi no. Ho 23 Florenzi. Mi pare 20, no, non sono sicura. Vabbè, come ho detto. 23. Rimane lì la Roma, che merita questo vantaggio con agli all'angolo Ceccarelli. Sicuramente il 16 di De Rossi, quello sono sicura. Pallone per Cioffredi con il recupero da parte di Sulpis Timote. Prima gara del torneo anche per lui, si è lasciato in panchina contro il Benfica, è stato mandato in campo da qualche istante, numero 11, Endis Sulpis Timote. È nostra sta palla, dice Donadio in panchina, che teleguida i suoi giocatori come tutti gli allenatori. Abbiamo visto prima lo show dell'allenatore del Corinthians durante la gara con il Benfica. Attenzione ancora all'azione di Kelley, altro giocatore che è entrato da pochissimo, il numero 12, Christian Kelley. Bravo qui Pietro a liberarsi di un uomo, a servire Kelley un po' lungo, però l'assist da parte di Pietro. Rimessa laterale, si muove bene con Amdi, palla dentro, attenzione Pietro in area di rigore, pericolosissimo, lo fanno uscire però i giocatori della Roma, grande azione difensiva da parte dei giallorossi, che ripartono immediatamente con Almaviva. Almaviva va da solo, tiene palla, prova il destro, viene smorzato però da una deviazione, allora facile la presa di Douglas. Tante occasioni, continuano a esserci occasioni con una partita che non prevede praticamente mai il centrocampo, viene completamente saltato dalle accelerazioni dell'una e dell'altra squadra, e ne esce una gara molto divertente con Kouamdi che va centrale per il numero 4, Elanah, poi ancora la numero tentato da Sulpis Timote, viene fermato dal Fed alla fine, la rimessa laterale è però per il PSG. Ottimo l'anticipo qui da parte dei giocatori della Roma, Almaviva che prova ad andare a disturbare Colela, che però è davvero molto attento, molto bravo, intervento in ritardo da parte di Almaviva e poi piccolo screzio tra i due e deve arrivare l'arbitro. Colela già ammonito, ricordiamo, per il fallo commesso piuttosto duro ai danni di Reale, e dunque ha rischiato un po' nervoso, eccole là. La partita nervosa è la prima partita in cui c'è stato un cartellino. Non che il proprio allenatore crei tanta serenità, no. Vista la polemica fatta per il gol non gol, che poi gol era, d'accordo, però insomma non ha creato serenità nei bambini. E questi sono, vabbè, anche questi sono insegnamenti delle cose da non fare, perché ci sono le cose da fare, cioè quello che stiamo vedendo di bello in questo torneo, le cose da non fare, cioè creare aggressività, polemica. Magari in futuro si vedrà anche un calcio migliore, anche in quello dei grandi. A questo proposito, attenzione a Guglielmelli, qui al volo si coordina benissimo,
potuto rischiare, ma è giusto che lo faccia. Calcio d'angolo, ha preso un angolo, lo indica l'arbitro, c'è stata deviazione sul destro al volo di Guglielmelli, la Roma rimane in attacco quando mancano 12 minuti alla fine. Una Roma che vede vicina la qualificazione ai quarti con 6 punti, ma è ancora lunga la partita, ancora tutto può succedere. Battuto corto l'angolo, palla battuto raso a terra l'angolo, palla in mezzo, si salva il PSG con Kouamdi che allontana. Recupera un buon pallone Paolocci e poi Feola, l'autore del primo gol contro il Corinthians, che prova a servire al Maviva, viene chiuso da Colela. Nove minuti sul cronometro, ancora la Roma. Al Maviva. Fermato al Maviva, anche lui un po' nervosetto. Altro angolo. Calcio d'angolo per la Roma che rimane lì, non ha rischiato granché, non ricordo parate particolari di De Franceschi in questo secondo tempo. C'è un angolo che viene battuto in mezzo, non c'è nessuno, però la Roma qui un po' pallone regalato all'avversario con Rui Fed che va alla rimessa laterale, è stato suo il tiro. Kouamdi sbaglia il pallone di ritorno, Almaviva, palla dentro, attenzione Guglielmelli ha la chance, Guglielmelli, la gran parata è forse fuori gioco, infatti sì, da parte di Cioffredi, ma Guglielmelli qui poteva fare meglio, anche se ha calciato col sinistro che non è effettivamente. Sì, forse doveva tenerla bassa, però comunque un tiro violento, un tiro che ha impegnato il portiere Douglas. La Roma che avete visto ha una grande velocità nel recuperare il pallone, adesso c'è il cooling break, si continua a muovere il cronometro, ma non ci sarà, cioè ci sarà da recuperare, dunque ci aspettiamo anche un recupero di un paio di minuti proprio per questa interruzione doverosa a causa del caldo e a causa del sole che picchia sul campo di Caorle. Sì. E sono le 4 del pomeriggio, sono le ci può stare. Sono le 5 e mezza in realtà. Come sono le 5 e mezza? Davvero? Ho perso la condizione del orario tu abbia. Ah, vedi, allora sono anch'io abbacinato dal sole che mi fa perdere la condizione del tempo. 5 e mezza dunque, Roma in vantaggio 2-1 e la classifica che in questo momento vede i gelorossi primi in classifica, prima squadra già qualificata sia come prima che come seconda che come terza possibile, non è ancora definito, però è pensabile che insomma la Roma possa quantomeno farcela ad arrivare sì ai quarti. E poi domani ci sarebbe un PSG Corinthians e un Benfica Roma che varrebbe anche la seconda posizione, ne parleremo poi con calma nel corso della giornata. Rientrano le squadre, vediamo se ci sono cambi, vediamo il numero 2 Feola, il primo dei romanisti a essere già in campo, insieme a lui anche Paolocci, poi ci sono tutti gli altri, poi ci sono Almaviva, Ceccarelli, Cioffredi che sta giocando tutta la partita, è l'intoccabile Issa Guglielmelli, giocatore a cui Donadio non rinuncia mai. Almaviva riconquista il pallone su Fernandes che però è caparbio, lo riprende lui, palla per Pietr, largo per Ovre che viene fermato, però ancora Guglielmelli, prolunga molto bene per Almaviva che può correre dall'altra parte, deve fermarsi, poi Guglielmelli vede un ottimo pallone, Cioffredi la sterzata, poi un intervento alla fine Colela che chiama l'uscita di Douglas che arriva su questo pallone, poi lo cede nuovamente a Colela, lancio in profondità direttamente troppo tra le braccia di Donadio. 10 minuti alla fine, meno di 10 minuti, la Roma che non ha rischiato nulla ancora, PSG che ha un po' ripetuto il copione della prima gara contro il Benfica, ovvero un buon primo tempo, poi secondo tempo un po' a spegnersi, anche fisicamente magari la formazione francese ha qualcosa in meno delle due avversarie che hanno imposto alla distanza la loro superiorità tecnica, forse anche fisica, appunto, come dicevamo. Colela se ne va con grande eleganza, poi però scivola, palla che passa, viene giocata dal numero 8 Venetilli, poi il PSG che però ancora, vedete, fa molta fatica a provare ad arrivare negli ultimi 20 metri. Ci prova adesso con il pallone in mezzo al campo, largo l'errore da parte di Venetilli e allora può scatenarsi Ceccarelli, c'è il solito Colela che ferma tutto. Vedremo poi se qualche osservatore deciderà di fare un investimento, perché Colela e Guglielmelli, a mio avviso, attenzione questo,
Questa è punizione dal limite. Sì, punizione, il fallo è stato commesso fuori area, comunque entro nei 3 metri, diciamo, che delimitano la parte finale del campo, lo possiamo rivedere meglio da qui. Sì, 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 giusta. Anche qui il giallo ci poteva stare per Cioffredi, su Pietra. Metto l'intervento su Pietra. Qui chi tira? Veneti lì? Sì. È lui che va? È lui che va, vuole farsi perdonare dopo... Sembra Verratti quasi come noi, suona. Sì. Vennettilli. Vediamo, se la Roma ha messo una barriera da 3 giocatori, se non vedo male, anzi, o 2, no, sono 3. Adesso, di cui uno è... Anche un altro, infatti, adesso sono 3. Qui è Guglielmelli, che insomma vale per 2. Va Vennettilli, palo esterno e poi il pallone in rimessa laterale, grande chance per il PSG di andare sul 2-2 con il palo esterno colpito da Vennettilli, eccolo qua. Erano sul palo del portiere, De Franceschi, Immobile, insomma, gran punizione. Vennettilli, davvero bella l'esecuzione, anche potente oltre che precisa. E allora ci crede il PSG con Pietr, ancora lui, prova ad andare via, si conquista un corner sulla chiusura del solito uomo ovunque, all man show, anzi all young man show. All child show. Child, e il secondo palo del PSG, dopo quello del gol non gol di Rui Fed, c'è stato anche il palo di Guglielmelli, partita con tanti episodi, con tante occasioni, molto gradevole. Palla dentro. Qui ancora qualche lamentela. Mi sembra davvero di essere in una partita di Champions League. Comunque, rimessa laterale per la Roma. Quando mancano 6 minuti di una partita che la Roma sta conducendo meritatamente per 2-1. Almaviva, buon controllo, buona protezione del pallone. Cerca dentro Cioffredi, che poi si va a riprendere questo pallone, ma Ovrè più lesto di lui. Alla fine, come al solito, ne esce Guglielmelli. Cioffredi ha la chance di calciare, Cioffredi viene doveva murato. Doveva passare a destra, c'era un compagno meglio piazzato, si è fatto ingolosire dal tiro in porta. Ceccarelli in qualche modo, Almaviva come al solito va a lottare per il possesso, subisce il fallo. E sono secondi buoni per la Roma, che stanca, ma è importante portare a casa questa vittoria per pensare già a domani, quando ci saranno altre 2 partite, comunque vada, per la Roma, e saranno partite importanti, prestigiose, anche i quarti di finale che verranno disputati nella data di domani. Attenzione a questo calcio piazzato. Palla dentro, cercare Almaviva, poi Cioffredi, Ceccarelli anticipato, Guglielmelli anche, questa è la notizia, Paolocci non riesce a tenere il possesso palla per i giallorossi, allora rimessa laterale, se ne incarica Pietr, pallone di ritorno ancora per Pietr, Lenny Pietr, Vennettilli e Guglielmelli ci arriva con la lunga falcata, adesso l'assist è per Almaviva, un po' lungo, deve rincorrere il numero 11 e allora torna dentro l'area di rigore dove Pietr fa buona guardia, poi Cioffredi. Il controllo ancora Pietr, pulito sul pallone, può far andare Ovrè, ancora Pietr, Ovrè, è uno scambio tra i due, se ne va Ovrè che si allunga il pallone, perfetta la posizione di Paolocci che rimane fermo e aspetta l'errore di Ovrè che arriva. Questa è una caratteristica che hanno solo i grandi difensori centrali, i grandi liberi. Cominciare da Franco Baresi, l'abbiamo già citato, ma anche Sandro Nesta, giocatori che sanno aspettare il momento dell'errore dell'avversario, si chiama temporeggiare in attesa dell'errore. È stato molto qui bravo qui Paolocci. Piccolo pasticcio da parte di Feola, che poi riesce a intervenire, a rientrare il pallone in campo, recuperato da Vennettilli all'indietro per Colella, che lo lascia al suo portiere. 4 minuti. C'è un po' di vento che adesso rende questa partita simile a un po' una regata in barca. Sì, però lo definirei anche piacevolissimo. Sì, assolutamente. C'è il PSG con Vennettilli che resiste a un contrasto. Poi c'è il numero 10, Gomis, entrato da poco, che però perde il pallone e prova a recuperarlo, ma commette fallo ai danni di Almaviva. Punizione. Bravo Almaviva nella protezione del pallone. Poi subito dentro per Ceccarelli. Altra chance per la Roma. Ceccarelli. E non c'è, anzi arriva adesso Cioffredi per il 3-1.
Sembrava non arrivare nessuno a rimorchio, invece puntuale Cioffredi, 17° del secondo tempo, 3-1 per la Roma. Insomma, c'era una vecchia trasmissione radiofonica, chiamate Roma, 3-1, 3-1, in effetti. È vero, punteggio. 3-1 col Corinthians, 3-1 il PSG, che come contro il Benfica va in vantaggio per prendere 3 gol. Deve un po' migliorare nella gestione delle risorse anche fisiche la formazione francese, a 0 punti, un po' immeritatamente, finita in un girone molto difficile. Sì, la formazione parigina poteva davvero sperare di avere qualche punto in più, ma la partita non è finita. Attacca ancora Gomis a destra, palla che passa e c'è calcio di rigore. Rigore. Va giù Fernandes, rivediamo. Qui mi sembra che nessuno abbia toccato palla, a dire il vero. Sì, vediamo un po' la qualche dubbio ce l'ho, decisione, perché c'è Gomis che si è già portato sulla palla, molto veloce il PSG che naturalmente non vuole perdere tempo in ottica rimonta, vedremo più tardi il rigore, ci va Gomis ed è gol, 3-2. E allora Gomis al 18° per il 3-2, riapre in questo finale la partita, il rigore, vediamo qui. Qualche dubbio, perché mi sembra che comunque ci sia stato un tocco di Feola sul pallone. Vabbè, in però, ogni caso. Però c'è stato anche contatto, secondo me non è così irrilevante come si poteva sembrare in diretta, secondo me ci può anche stare il rigore, poi appunto diciamo anche per le polemiche di qui sopra, diciamo che no, qualcosa in debito. La teoria il PSG della compensazione. Beh, però questa, diciamo che un debito arbitrale il PSG ce l'aveva anche e non a torto, insomma, dunque 2-3 resta in vantaggio la Roma quando mancano 90 secondi alla fine. Guglielmelli, ci sarà qualcosa da recuperare, però ve lo ricordo proprio per il cooling break. E allora Colelà. Ha ripreso coraggio il PSG dopo il 3-2, anche se qui Guglielmelli come al solito col passo da ruspa avanza come un mezzo meccanico per una ventina di metri, la Roma rimane in attacco, prova Cioffredi, colpisce male, serie di rimpalli, Colelà, un po' stanco anche lui, la palla rischia di uscire, la tiene in campo. Bravo, bel grande numero qui di Fernandes. Grande eleganza Fernandes. Ovre prova a creare una nuova opportunità per il Paris Saint-Germain, lo fa bene. Dentro per Pietr, l'anticipo di Paolocci, ma il pallone passa in ogni caso, allora Pietr può andare ancora, Paolocci torna su di lui. E l'ultimo tocco è proprio del 9 del PSG. La palla è della Roma, 40 secondi più recupero, ci sarà almeno, vediamo, sto cercando di guardare l'arbitro che non ha ancora dato indicazioni alle due panchine. Non ci sono cambi, semplicemente si perde un po' di tempo, rimessa per la Roma. L'arbitro continua a guardare in direzione delle panchine. Un minuto mi sembra aver segnalato con la mano, quindi si continua a giocare. Almaviva, ancora una buona protezione del pallone, cerca dall'altra parte il numero 13, ne è entrato Diego Ragone, poi nuovamente il Paris Saint-Germain, Ovre rientra come al solito sul sinistro, palla per Pietr che incespica nel momento migliore, Ovre fermato. E allora attenzione perché chiedono la panchina della Roma di tenerla dal Almaviva, che però un break, Almaviva dentro per Guglielmelli, e arriva il bel gol di Guglielmelli al 21° finisce e qui. Finisce anche, e allora vince la Roma 4-2 e va in vetta al girone B. Meritatamente in vetta, la Roma è una squadra forte, lo abbiamo detto questa mattina, e si ritrova a pieni punti, a 6 punti, l'unica squadra del girone